Carissimi fratelli, sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre ci avvolge continuamente. Come dice il salmista, la tua grazia, Signore, vale più della mia vita, perciò le mie labbra diranno la tua lode. Tu mi circondi, tu mi avvolgi nella tua benevolenza. La benevolenza del Signore, fratelli, è sempre accanto a noi. È il mistero che tutti dobbiamo non solo comprendere con la mente, ma dobbiamo lasciar penetrare nel profondo del nostro cuore, perché noi a Lui apparteniamo. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e di guidarci per questa via della fede. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Noi abbiamo bisogno dello Spirito di Dio, fratelli, per leggere anche gli eventi che si svolgono attorno a noi. Una delle funzioni del profeta in mezzo al popolo di Israele era quella di leggere gli eventi e di non solo di spiegarli, ma di comprendere che cosa realmente stava avvenendo al di là di ciò che si vedeva, cosa si agitava sotto, come ai nostri giorni. Tanti vorrebbero capirsi che cosa si agita al di là degli eventi o delle notizie che si danno. E questo a che scopo? Per comprendere che al di là degli eventi materiali ci sono degli eventi spirituali che governano questo mondo. San Paolo parla di potenze dell'aria, troni, dominazioni che sono al di sopra della nostra capacità intellettuale. Nella prima lettura di oggi la Chiesa ci offre un brano da uno dei cosiddetti libri sapienziali, un libro di Coelet, una volta si chiamava Ecclesiaste, oggi la denominazione più comune è quella di Coelet, che dovrebbe essere il suo nome personale, e dice questo saggio: vanità delle vanità. Dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affatica sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va sui suoi giri, ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia all'uomo l'occhio di guardare nelle orecchie mai saci di udire. Quello che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ed è così, fratelli. Se noi guardiamo gli eventi immateriali e guardiamo la nostra vita come un'esistenza che va dalla nascita alla morte, beh, possiamo dire che negli ultimi secoli il mondo è cambiato con la tecnologia. Ma quando uno muore, muore. Perché queste riflessioni?
Il saggio poeta vuole far vedere come c'è una finalità in tutto quello che noi facciamo, c'è uno scopo, e quello che vuole rivelare è che al di là di questa vita c'è la vita eterna. Allora tutto ha senso in prospettiva di quello che ci aspetta nell'eternità beata che Dio ha preparato per noi. E questo nostro percorso su questa terra non è come un esame da superare per poter accedere alla pienezza della vita eterna, è un momento di prove per farci crescere, perché noi dobbiamo tendere sempre più in alto verso la gloria, non perdersi nei meandri di questa esistenza terrena. Perciò abbiamo bisogno della luce dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo penetra ogni cosa, va al di là di ciò che appare, al di là delle consuetudini. Lo Spirito Santo ci fa conoscere le profondità dell'anima, come dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, quando nessuno conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui. Così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo Spirito Santo di Dio. Ora noi Dio ha dato il suo spirito per conoscere tutto ciò che Egli ci ha donato. Vedete allora la sapienza di un santo come San Carla Cutis, giovane ma penetrato con il suo spirito, con una grande sapienza nella realtà della vita, e ha saputo cogliere in questa esistenza il meglio. Papa Giovanni XXIII, che era diventato Papa a 78 anni, e tutti dicevano un padre, Papa di transizione, durerà poco. Bene, lui dice, man mano che noi cresciamo, ci liberiamo da certe cose caduche, ci liberiamo da cose superflue e prendiamo il meglio della vita per accedere alla vita eterna. Signore Gesù, donaci questa sapienza. Tu con la tua parola ci hai rivelato che l'uomo non finisce con la morte, che il nostro destino è la gloria eterna, che al di là di questi giorni terreni il Padre ha preparato per noi la partecipazione alla sua gloria eterna. E tu non solo ce l'hai rivelato, ma hai percorso questa vita, hai sfidato anche la morte, sapendo di non cadere nel nulla, ma di trovare la gloria eterna. Illumina anche noi, Signore, perché questa vita che viviamo sia vissuto nella sapienza dello Spirito Santo, nella tua sapienza, per tendere non verso ciò che è caduco e transitorio, ma verso ciò che dura per l'eternità. A te Gesù lode, gloria, potenza e sapienza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, avvolgi la nostra vita tra le tue braccia materne. Tu sei passato per le strade di questo mondo, sei stata provata in tanti modi e non sei mai stata scalfita dal male, dalla corruzione, e hai riportato vittoria. Ora brilli in cielo come la regina del cielo e della terra, come la regina della pace. Conduci anche noi per questa via e donaci questa sapienza che ci rende tale agli occhi di Dio e non agli occhi degli uomini. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore, fratelli, e la sua sapienza guida ogni vostro pensiero, ogni vostro passo verso ciò che realmente conta. Guardare alla gloria eterna che non mancherà. Amen.